Oggi abbiamo le sette morti più agghiaccianti nei parchi di divertimento italiani. Questa è la quarta e l'ultima parte dei casi fatali nei parchi di divertimento. Abbiamo visto con il primo video i casi in generale in diverse parti del mondo. Il secondo trattava i casi nei parchi Disney, nel terzo abbiamo visto solo 7 dei tanti casi nei parchi acquatici e in quest'ultimo ci concentreremo sui casi italiani. Come ho più volte detto, molte di queste storie si sarebbero potute evitare facilmente. Basta di norma seguire il buonsenso, come non alzarsi durante la corsa, non slacciarsi la cintura o non cercare di passare da una carrozza all'altra. Sembrano cose banali da dire, ma se avete visto tutti i video sapete meglio di me che molti sarebbero ancora in vita se solo avessero osservato queste poche e banali regole. Poi, ovviamente, ci sono i casi dove la colpa è dovuta a qualche difetto della giostra, per questi rimane solo l'amaro in bocca. Numero 7. Ascoli. 15 luglio 2017. Ci troviamo ad Ascoli, a San Benedetto del Tronto, dove una donna di 27 anni, Francesca Gallazzo, era in fila per fare un giro sulla giostra Slingshot, in italiano fionda. Un'attrazione a metà tra una catapulta e una fionda, che è capace di sparare la cabina a 55 metri d'altezza, in un solo secondo. Poco dopo il lancio, all'interno della capsula, avvenne il fatto. I testimoni che erano a terra diranno di aver visto una gamba spuntare fuori dalla cabina. E come confermerà l'amica di Francesca, è andata proprio così. La giovane mamma ha tentato disperatamente di aggrapparsi all'imbottitura del sedile, ma quando la capsula ha ruotato di 360 gradi, ha perso la presa e la cintura di sicurezza è venuta meno, lasciandola precipitare nel vuoto da un'altezza di 20 metri. Nell'impatto con il suolo ha riportato fratture alla testa, a gambe e braccia. Inizialmente si è pensato ad un attacco di panico e che di conseguenza Francesca si sia slacciata la cintura di sicurezza, cosa che poi smentirà la sua amica dicendo che una delle gambe di Francesca sarebbe scivolata fuori dalla struttura e in quel momento il roll bar che aveva sulle spalle, a sua volta agganciato alla barra orizzontale, si è aperto, lasciandola così solo con la cintura di sicurezza, che come abbiamo detto prima, poi si romperà. Francesca se ne va, lasciando un bambino di 2 anni. Numero 6. Porto Cesareo, Lecce. Il 20 agosto del 2005, una bambina di 9 anni, originaria di Gallipoli, si trovava con il padre e la madre al Luna Park, situato nei pressi dello scalo d'allaggio nell'area portuale. La piccola era da poco salita su uno degli aeroplanini della giostra, sostenuti ciascuno da bracci idraulici azionati da un'apposita cabina. Era da sola e si è sporta per salutare i suoi genitori, che erano in attesa che finisse il giro. È caduta ed è finita sulla pedana circolare dell'impianto, dove è stata colpita la testa da uno degli aeroplanini in movimento. Il giostraio bloccò subito la giostra, ma le condizioni della bambina sono apparse da subito gravissime. Trasportata a bordo di un'ambulanza del 118 all'ospedale di Copertino, se ne andò il giorno dopo. Numero 5. Villa Piana, Cosenza. Il 5 agosto del 2006 una bambina di 3 anni e mezzo è stata colpita da una scarica elettrica mentre giocava in una giostra a Villa Piana, sulla costa ionica cosentina. La bambina, Sara Mariucci, di Perugia, stava trascorrendo le vacanze con i genitori e il fratello a Francavilla Marittima, dove la famiglia era arrivata il giorno prima. Secondo una prima ricostruzione, la piccola stava giocando nei pressi di un cavallo a dondolo elettrico, quando le è caduta la moneta che stava per inserire per azionare il gioco. Per raccogliere la moneta, la bambina avrebbe infilato la mano sotto la macchina, toccando, evidentemente, qualcosa di elettrico che l'ha folgorata. Subito soccorsa è stata portata nell'ospedale di Trebisacce, ma spirò poco dopo il ricovero. I carabinieri di Villa Piana e della compagnia di Corigliano hanno posto sotto sequestro il gioco dove la piccola è stata fulminata. Secondo quanto si è appreso, il padre della piccola, originario di Perugia, è un sottufficiale dell'arma, mentre la madre è di Francavilla Marittima, la località in cui la famiglia stava trascorrendo le sue vacanze. Numero 4. Monte Silvano, Pescara. Solo 2 giorni prima della vicenda di Sara Mariucci, un ragazzo di 13 anni, Domenico Semplicio, ha perso la vita dopo essere stato folgorato. Domenico, che era assieme ad altri 2 amici, stavano passando tra 2 giostre, la casa degli specchi e una casa stregata. I 3, secondo una prima ricostruzione, avrebbero appoggiato lì le loro biciclette. Domenico, forse per entrare nel luogo di divertimento senza passare dall'entrata principale, si è intrufolato in un varco di 80 cm ricavato tra le giostre e qui avrebbe perso l'equilibrio. A quel punto, per non cadere, Domenico si sarebbe sorretto ad un palo metallico,
che invece di sostenerlo lo ha investito con un'altissima scarica elettrica, probabilmente dovuta a una dispersione di corrente per colpa di un cavo scoperto. La scarica è stata parzialmente trasmessa a uno dei suoi amici, che tentava, invano, di liberarlo da quella situazione. Il Luna Park, una struttura stagionale con circa 30 giostre, è stato sequestrato e si è indagato sul perché l'impianto salvavita della struttura non si sia attivato dato il cortocircuito. Numero 3. Ravenna. Un marocchino di 30 anni ha perso la vita nel parco giochi di Mirabilandia, vicino a Ravenna. Secondo quanto riferito dalle forze dell'ordine, il giovane ha scavalcato la staccionata che proteggeva la giostra per raccogliere un cappellino. Ormai dovremmo aver capito che non si rischia la vita per non pagare un biglietto d'entrata, per degli occhialini da piscina e tantomeno per un cappellino. Secondo la ricostruzione fornita dai soccorritori e dai responsabili del parco, il giovane aveva fatto poco prima, assieme alla fidanzata, un giro sul Catun, una delle giostre del parco, e durante il percorso dell'ottovolante sospeso aveva perso il cappellino. Una volta terminato il giro, ha deciso di recuperarlo personalmente, scavalcando una recinzione alta 2 metri e ponendosi in un punto, ha sottolineato la direzione di Mirabilandia, in cui l'accesso al pubblico è vietato. La fidanzata avrebbe inutilmente cercato di fermarlo. Il trentenne è stato colpito poi alla testa dalla gamba di una ragazza sospesa nel vuoto, in un punto in cui l'ottovolante, fissato ai binari della parte superiore, viaggiava attorno ai 100 km orari. Quando il giro dell'ottovolante è terminato, la ragazza ha subito detto di aver colpito qualcosa e di avvertire un forte dolore alla gamba. In pochi attimi il personale di servizio si è reso conto della situazione. Hanno avvertito il medico, che è sempre presente all'interno della struttura, e sono stati chiamati il 118, carabinieri e i vigili del fuoco. L'attività del Catun è stata sospesa, mentre sono continuate le altre attrazioni del parco, anche per motivi di ordine pubblico, legati al fatto che in serata, secondo le stime della direzione di Mirabilandia, all'interno della grande struttura c'erano circa 17 o 18 mila persone. In segno di lutto, in serata Mirabilandia ha sospeso la musica nel parco e ha annullato il tradizionale spettacolo pirotecnico, che conclude a tarda sera ogni giorno di attività. Numero 2. Castelnuovo del Garda. Gardaland. Nel luglio del 2008 Alessandro Fasoli, un ragazzo di 18 anni che lavorava all'interno del parco, venne travolto da un trenino. Secondo una prima ricostruzione raccolta dai carabinieri, Alessandro si sarebbe chinato per raccogliere una cartaccia, non accorgendosi dell'arrivo della monorotaia, e sarebbe rimasto schiacciato da un vagone. A lanciare l'allarme fu una collega del giovane lavoratore, che sentendo l'urlo chiamò immediatamente i soccorsi, ma per Alessandro non c'era già più nulla da fare. Scattarono subito le indagini dei carabinieri di Peschiera e il servizio di ispezione sugli infortuni del lavoro. Secondo quanto porta il capo di imputazione, Alessandro era sceso nel vano servizi del trenino senza accorgersi che stava arrivando. Ne fu così travolto. Gli inquirenti poi hanno accertato che quella zona pericolosa non era stata interdetta al passaggio. Sempre secondo la procura, mancavano anche i segnali di pericolo. L'area dove è avvenuto l'incidente è stata recintata e posta sotto sequestro. 2 anni dopo, il giudice dell'udienza preliminare Laura Donati dirà che sarà proprio Aldo Maria Vigevani, amministratore delegato del parco, a dover rispondere in tribunale dall'accusa di omicidio colposo. Numero 1. Verona. Doveva essere una normale e tranquilla passeggiata al Luna Park insieme ai suoi genitori. Questa, per le dinamiche successive al malore, è stata una delle storie peggiori. Una storia dove sembrano concentrarsi tutti i fattori negativi che possano succedere durante un'emergenza. È accaduto al Luna Park di Bussalengo, un paesotto di 10.000 abitanti sulla statale che collega Verona al lago di Garda, dove Nadia Agnesato, una bambina di appena 13 anni, è stata stroncata da un infarto all'uscita dalla casa delle streghe. Appena usciti dalla casa stregata, infatti, la giovane ragazza si accascia al suolo. Il padre, abituato ai suoi soliti scherzi, non dà molta importanza alla cosa, ma appena la guarda nel viso si accorge di quanto sia pallida e di come le labbra stiano diventando cianotiche. Nadia non risponde a nessuno stimolo e i suoi genitori, assieme a 2 soccorritori, iniziano la manovra di rianimazione tra la folla di persone accorse lì per la festa del patrono. La madre intanto chiama un'ambulanza, ma il tempo di arrivo è davvero imbarazzante. Poco meno di mezz'ora,
quando l'ospedale si trovava a meno di 500 metri da lì. Di fatto l'ambulanza non è arrivata per la chiamata, ma perché uno dei parenti della bambina è andato di corsa al pronto soccorso per dare l'allarme. Ma la storia non finisce qui. Una volta caricata nell'ambulanza ci sono voluti 3 minuti per uscire dal parco, per colpa della folla che intralciava il percorso. Come ho detto prima, tutto ciò che poteva andare male è successo e alla fine il cuore della piccola Nadia si arrese. Chissà, forse se i soccorsi fossero arrivati in tempo, se la gente avesse collaborato non intralciando il percorso, oggi Nadia forse sarebbe ancora viva. Ma tutti questi forse sono troppo ingombranti.